Buongiorno a tutti. Dunque, prima completo un po' la mia presentazione e poi faccio qualche caveat. Dunque, sì, io sono un funzionario, sono impiegato dell'Ufficio Federale della Salute Pubblica, che è l'equivalente, se volete, del Ministero della Salute. Dunque, io ho due funzioni, quella di segretario scientifico della Commissione Federale e quella di capo progetto all'Ufficio Federale della Salute Pubblica, dove sono responsabile delle questioni internazionali, e questo titolo rappresento la Svizzera al think tank, ICDC, eventualmente a conferenze internazionali, e poi sono anche responsabile di progetti di prevenzione. Sono qui oggi per presentare un po' la situazione in Svizzera e il nuovo programma nazionale HIV e altre infezioni sessualmente trasmissibili 2011-2017, che è stato adottato ufficialmente dal Consiglio federale, quindi il governo svizzero, il 1° dicembre scorso, ed è entrato in vigore il 1° gennaio per la durata di 6 anni. Quindi, ok, cominciamo. Questo in francese, ma ve lo traduco, è un po' rapidamente qual è la situazione dell'HIV in Svizzera. Fino adesso abbiamo avuto più di 30.000 test HIV positivi dall'inizio dell'epidemia. Stimiamo in Svizzera di avere fra le 20 e le 25.000 persone viventi con l'HIV. Fino a fine dicembre 2007 più di 8.600 casi di AIDS dichiarato sono stati annunciati, e fino a dicembre 2007 5.738 persone sono state ufficialmente dichiarate come decedute in conseguenza all'AIDS. Nel 2007 abbiamo avuto 761 nuovi test HIV positivi. L'anno scorso ne abbiamo avuti circa 660, tutti i casi sono annunciati, quindi abbiamo un sistema di sorveglianza chiaro ed efficace. Tutti i casi annunciati, poi noi mandiamo un formulario di conferma dove formuliamo delle domande precise sul modo di trasmissione, quindi siamo in grado di dire quanti omosessuali, quanti migranti, quante donne, quanti uomini, fare una divisione secondo classi di età, eccetera, eccetera. E i contatti eterosessuali sono all'origine di circa il 45% delle infezioni. Questo l'ho preso da un'altra presentazione, un po' un confronto mondiale. Oggi ci sono più di 33 milioni di persone viventi con l'HIV, eccetera, eccetera. Sono cose che sapete, non mi prolungo su questo. Negli Stati Uniti, questo in inglese, ogni 9 minuti e mezzo c'è una nuova infezione, quindi l'HIV e l'AIDS non sono un problema risolto, non sono un problema finito, è una cosa che continua a essere di attualità. Questo di nuovo è una cosa che viene da UNAIDS. La cosa principale è che bisogna prima conoscere la propria epidemia. Senza un sistema di sorveglianza che vi dà dei dati esatti su che tipo di epidemia, in quali popolazioni avete un'epidemia, eccetera, eccetera, e come evolve questa epidemia, non è possibile formulare delle politiche di salute pubblica efficaci. Quindi in Svizzera abbiamo un'epidemia concentrata, vale a dire soprattutto in alcuni gruppi di popolazione, gli MSM, consumatori di droga per via intravenosa, iniettiva, IDU, e nelle popolazioni migranti essenzialmente subsahariane. Abbiamo un numero negli ultimi 10 anni, diciamo circa, abbastanza stabile di nuove diagnosi di HIV, in media sugli 800 casi all'anno, però in discesa, appunto l'anno scorso abbiamo avuto una bella discesa, 660. Le tendenze sono differenti in seno ai gruppi differenti. Presso gli MSM abbiamo un aumento regolare e costante. Penso che non siamo i soli in Svizzera, penso che tutti i paesi europei, Europa occidentale, abbiano un po' la medesima situazione. In tutti gli altri gruppi la situazione è più o meno stabile o in diminuzione. Poi abbiamo 20.000 casi diagnosticati e abbiamo la Swiss HIV Cohort Study, che è uno studio di coorta scientifico in cui ci sono circa 10.000 persone viventi con l'HIV, la maggior parte in terapia,
Ed è uno studio che ci permette di seguire l'evoluzione dell'HIV, dei trattamenti, l'efficacia dei trattamenti, eccetera, eccetera, presso 10.000 persone. È uno studio che è in corso da 25 anni e pubblica regolarmente articoli scientifici, più di un centinaio di articoli scientifici ogni anno. L'evoluzione dell'epidemia in Svizzera si vede molto la prima decade, dove il principale gruppo di infezione erano gli IDU. E lo vedete oggi, gli IDU sono qua giù, quindi si infettano molto meno. Ce ne sono parecchi che vivono con l'HIV e che magari non si iniettano più. Il cambiamento radicale comunque a livello di infezione in questo gruppo è stato prima grazie ai locali di bassa soglia, alla distribuzione di siringhe, insomma tutte queste politiche di harm reduction che sono state sviluppate già a Zurigo 20 anni fa circa, dove c'era una grande scena aperta, quella dell'Etten, che faceva anche scandalo perché in un parco pubblico c'erano migliaia di persone che si iniettavano, ed è lì che è stata veramente cominciata questa politica, non dal governo ma prima da associazioni e poi comunque sostenuta anche dai poteri pubblici. Oggi la situazione in Svizzera è a questo livello molto buona, nelle principali città ci sono locali a bassa soglia. L'autosomministrazione. Sì, esatto, sì. E non solo per l'eroina, ma anche quelli che fumano, eccetera, eccetera. E comunque uno può ottenere delle siringhe anche nella maggior parte delle farmacie. Gratuitamente? Sì. Quindi si vede anche un calo delle infezioni nei contatti eterosessuali. Un calo fino a circa l'inizio degli anni 2000 presso gli omosessuali, dove le politiche di prevenzione sono state anche molto, molto efficaci agli inizi, e oggi invece un aumento abbastanza costante e regolare. Oggi più della metà dei nuovi casi sono presso gli omosessuali. Il 45% sono eterosessuali, circa, sono circa queste cifre. E il resto sono o IDU o non determinati. Quindi questa è la prima fase, comunque lo vedete, alti numeri di infezione in diversi gruppi di popolazione. Una seconda fase dal 91 circa al 2000 con una diminuzione quasi regolare in tutti i gruppi di popolazione e invece una fase negli ultimi 10 anni dove le situazioni cambiano, sono più complesse e dove in certi gruppi le nuove infezioni aumentano e quindi domandano delle risposte adattate e cambiate. Non si può più continuare a fare come si faceva 10 anni fa, non servirebbe a nulla. Qua di nuovo le tendenze negli ultimi 10 anni di trasmissione nei gruppi e divise fra uomini e donne. Questo di nuovo sugli MSM, che mostra bene l'aumento rispetto alle altre categorie. Negli MSM essenzialmente sono svizzeri o europei, l'età media è di 37 anni al momento dell'infezione, quindi relativamente elevata. Non sono i giovani MSM che si infettano, da noi i giovani MSM si proteggono e anche relativamente bene. Vabbè, questo non è importante, però è solo per mostrarvi le percentuali nelle grandi città, perché l'HIV resta un fenomeno, soprattutto per gli omosessuali, presente soprattutto nelle zone urbane. Quindi vuole dire che dobbiamo concentrare lì le azioni di prevenzione. Queste sono le diagnosi di clamidia. Secondo i gruppi di età, quindi qua si vede che la clamidia è soprattutto fra i 20 e i 24 anni dove è particolarmente presente. Comunque si vede che negli ultimi 4 anni c'è un aumento regolare un po' dappertutto. La stessa cosa un po' più complessa a livello di classe d'età per la gonorrea. Quindi perché
un nuovo programma nazionale in Svizzera, che è poi il quinto che abbiamo, perché l'HIV mantiene il suo potenziale pandemico, perché l'eradicazione resta improbabile, perché la prevenzione costa meno che il trattamento. Si calcola in Svizzera che il costo di un trattamento supera 1 milione per costo vita. I costi globali sono nell'ordine di 200 milioni all'anno, in aumento del 10% ogni anno, questo per le terapie, senza i costi annessi. Quindi è chiaro che se io investo 1 milione nella prevenzione arrivo a evitare un certo numero di casi, questo 1 milione è investito in modo migliore che non nella terapia. 1 milione di franchi sono 850.000 euro circa. E un'altra ragione è che le IST aumentano e causano comunque delle conseguenze gravi per le persone, e che la Confederazione ha un dovere legale di proteggere la popolazione dalle malattie infettive. I principali argomenti, di nuovo, per il programma nazionale è che non ci sarà un vaccino contro l'HIV in tempi brevi, che la prevenzione costa meno che il trattamento, che la pertinenza in termini di salute pubblica resta in priorità per l'HIV, ma è anche importante per le altre IST. Questo solo sul programma nazionale. Ci abbiamo messo 2 anni. Beh, prima abbiamo fatto una valutazione dell'ultimo programma, abbiamo avviato un processo di consulenza con tutte le parti, che siano a livello medico, terapeutico, le associazioni di persone viventi con l'HIV, le altre associazioni che fanno prevenzione, le associazioni omosessuali, quindi veramente inglobanti con tutti gli attori, ed è con gli attori che abbiamo sviluppato questo programma. Non l'abbiamo fatto solo da noi seduti nei nostri uffici di Berna. Quindi un processo di 2 anni altamente partecipativo. E penso che questo sia importante non solo per sviluppare un documento che poi è bello... Bello spesso puoi utilizzarlo per tenere la porta aperta se c'è corrente d'aria, ma è anche importante affinché le politiche di prevenzione, i programmi, le azioni poi siano anche assunti dagli stakeholder. Dobbiamo fare le cose con gli stakeholder, per gli stakeholder, e poi sono gli stakeholder che le applicano. Non siamo noi che facciamo le cose. Noi finanziamo certe attività, ma poi devono essere applicate dagli stakeholder. I principi generali del programma, prima di tutto, prevenire. Prevenire quando la prevenzione è semplice ed efficiente. Vaccinare, se esiste ed è raccomandata una vaccinazione, è il caso di certe IST. Riconoscere precocemente, cioè vale a dire fare il test. In Svizzera facciamo più di 300.000 test HIV all'anno, la popolazione svizzera è circa 7 milioni e mezzo di persone. Non ha senso un programma di screening, noi siamo comunque contro tutto quello che si apparenta allo screening, prima di tutto perché non è fatto su base individuale volontaria, e poi perché non serve a niente, oggi non servirebbe a niente fare il test a 7 milioni e mezzo di persone. Serve fare test alle persone, ai gruppi, alle persone esposte, e poi trattare in modo tempestivo e corretto. Tempestivo e corretto vuol dire trattare al più presto quando si può farlo, comunque non tardare, iniziare per esempio una terapia HIV al momento giusto. Penso che il momento giusto non sia necessariamente il livello di CD4, ma il momento giusto è quando la persona è pronta a cominciare una terapia, prima di tutto. Se non ci sono le condizioni adatte a un'aderenza terapeutica, non serve a niente cominciare una terapia, tanto vale aspettare. Comunque è anche utile cercare di spingere a cominciare una terapia prima di arrivare a 350 CD4. Se si può cominciarla anche subito e se ci sono le condizioni riunite subito, non vedo perché bisogna aspettare.